È morto a soli 48 anni, stroncato da un malore nel sonno, Igor Gemma di Buscoldo. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato da suo padre nella mattinata di mercoledì 16 novembre. Secondo quanto si apprende, è morto nel sonno nella sua casa di Buscoldo di Curtatone, stroncato da un improvviso malore. Come ogni giorno si sarebbe dovuto alzare per andare al lavoro in una falegnameria di Buscoldo dove lavorava da 8 anni. Non vedendolo alzarsi, il padre è andato a controllare facendo la terribile scoperta. Il 48enne era privo di vita, stroncato da un malore nel corso della notte. Inutile l'arrivo dei soccorritori del 118. Ormai non c'era più niente da fare.